Bene, allora, come vedete, ho lasciato soltanto la formula dello sviluppo di f fino al secondo ordine, nel caso sia nell'ipotesi che la funzione sia di classe 5. Adesso la nostra idea è di cercare i punti di massimo e minimo relativo. Allora, noi abbiamo f definita in generale da e a valori in R e con valori in Rn. Con 0 si dice di max relativo e la funzione è in E, se solo se per definizione esiste un intorno di con 0 tale che fx è minore o uguale di fx con 0 per ogni x appartenente a x con 0 intersecato e massimo locale o massimo relativo, relativo a che? Relativo a un intorno dell'insieme, a un intorno ovviamente nell'insieme dell'insieme. Questo intersecato e nelle nostre ipotesi, quando abbiamo la funzione definita su un aperto, ce lo possiamo dimenticare, perché tanto prendiamo u abbastanza piccolo, sta in A, perché un aperto appunto contiene un intorno contenente. In generale, per dare la definizione, stavolta la do in generale, perché sarà pure funzioni definite non su aperti, no? Però quando la funzione è definita su un aperto, questo potete ometterlo. E sarebbe u intersecato a, u lo prendo dentro a, u intersecato a fa u. Okay. Allora, ovviamente minimo, cosa cambia? Che invece di maggiore o uguale, di minore o uguale, c'è maggiore. Allora, F, allora, proposizione, F di classe C1 su A, A aperto di Rn, con 0 punto di massimo o minimo relativo per f su a, queste sono le ipotesi. La tesi qual è? Il gradiente di f in con 0 è uguale a 0. Interno non c'è bisogno di dirlo che siamo su un aperto. Esiste la derivata prima, qui addirittura le derivate prime sono C1, sono continue, la funzione è C1 e le derivate prime sono continue, sempre per non avere problemi di nessun tipo. Che deve succedere? La derivata deve essere 0 per fermare, il gradiente deve essere 1, cioè il punto deve essere stazionario, lo chiameremo, l'unico gradiente lo chiameremo stazionario. Quindi un punto di massimo e di minimo per forza stazionale. La dimostrazione, prendiamo nu una direzione di Rn, e prendiamo questa funzione ausiliare g di t uguale f di x con 0 più t nu. Se vi ricordate, questa funzione già l'abbiamo studiata, questa sì, g' di 0 chi era? Era la derivata di f, se scrivete, basta scrivere lì nel rapporto incrementale, per definizione questa è la derivata di f rispetto a mu, calcolata in con 0. Che noi sappiamo essere il gradiente di f in x con 0 scalare in mu.
Però la funzione che a t associa g di t, allora qua faccio, qua c'è x con 0, qua c'è u, diciamo che deve contenere una sfera di centri con 0 di raggio delta. Allora che cosa succede? Che fino a che t appartiene a meno delta delta, quant'è la distanza di x con 0 più t nu da x con 0? La norma di x con 0 più t nu meno x con 0 è uguale alla norma di t nu, ma la norma di nu fa 1, questo è il valore assoluto di t, che è minore di delta. Quindi questa qui è una funzione definita su tutto meno delta delta. Inoltre sappiamo che g' di t è uguale al gradiente di f calcolato in x con 0 più t nu scalare nu. Ed è piccolo esercizio. Ma noi sappiamo in particolare che g', quindi cosa sappiamo per Fermat? E questa funzione, questa qui, 0 è un massimo relativo per g. Siccome g è derivabile, g' di 0 quanto deve fare? Deve fare 0, fermato, una variabile. Questo vuol dire g' di 0 è uguale a questo, deve fare 0. E vabbè, allora, ma questo deve valere per ogni nu. Per ogni versore nu. Non ce lo scrivo versore perché tanto in realtà vale anche per ogni versore. Ok? Ma allora, se io ci metto per esempio come nu, prendo proprio gradiente di f in x con 0, cosa mi viene qua quando vado a fare il prodotto scalare? Mi viene norma di f in x con 0, norma di gradiente di f in x con 0, se prendo la direzione, no? Prendo. Se lo faccio, lo scrivo. Allora, questo vale per ogni nu di norma unitaria. Allora, se per assurdo il gradiente di f in x con 0 fosse diverso dal vettore nulla, nullo, prendo nu uguale al gradiente di f in x con 0 fratto la sua norma. Cioè mi vado a spostare esattamente nella direzione del gradiente. La direzione del gradiente della funzione sale il più rapidamente possibile. Allora cosa otterrei? Otterrei che g' di x con 0, g' di 0 dovrebbe fare la norma del gradiente di f in x con 0 quando vado a sostituire, no? Perché quando faccio gradiente scala gradiente viene norma al quadrato, poi c'è una norma sotto, se ne toglie una, e quindi questo sappiamo che è maggiore di 0 e questo è assurdo. Per qua, perché è assurdo? Perché g' di 0 doveva fare 0. In buona sostanza, quello è un vettore scala qualcosa. Se quel vettore è diverso da 0, in una direzione io salgo, nella direzione di quel vettore io salgo, nella direzione opposta scendo, e quindi quello non può essere un punto di massimo. Se da una parte salgo, da una parte scendo, non può essere un punto di massimo. Quando io mi sposto qua, no? Di qua la funzione sale e di qua la funzione scende. Qua l'incremento è positivo, qua l'incremento è negativo. Se quella è la direzione del gradiente. Ma Massimo cosa voleva dire? Voleva dire che da qualunque parte io mi sposto, in qualunque direzione io mi sposto, la funzione deve solo scendere, non è così. Quindi questo è
assurdo. Da dove è nato l'assurdo? Per aver supposto che il gradiente non fosse nullo. Quindi questa è una condizione in realtà quasi ovvia. Praticamente ovvia. Ci stiamo qua, ci possiamo appoggiare tranquillamente sul teorema di Fermat per le funzioni di una variabile. Ok? Bene. Quella è una condizione necessaria e ci saranno delle condizioni sufficienti? Allora, innanzitutto definizione di sconzero si dice stazionario se solo se per definizione il gradiente del punto di sconzero è nullo. Quindi possiamo riannunciare la proposizione di prima dicendo che una condizione necessaria affinché un punto, cioè se abbiamo una funzione definita in una parte di classe C1, un punto sia di massimo minimo relativo è che il punto stesso sia stazionario. Una condizione necessaria. Supponiamo che x con 0 sia stazionario. Allora, questa formula cosa diventa? Diventa f di x meno f di x con 0. Io voglio portare f di x con 0 al primo momento. Poi questo pezzo non c'è. Scusate, qua c'era f di x con 0. Questo pezzo non c'è. Perché? Perché il gradiente di x con 0 è 0. Quindi cosa mi rimane? Soltanto la forma quadratica. Più o piccolo di norma x meno x con 0 al quadrato. Allora, per capire come si comporta questa forma quadratica, facciamo un lemma in generale. Che è quello che ho annunciato ieri, no? Cioè che la forma quadratica è compresa tra il più piccolo suo valore per norma di Q al quadrato e il più grande suo valore per norma di Q. Però dobbiamo metterci le cose su giuste. Allora, lemma si ha una matrice simmetrica reale n per n. E siano lambda 1 da lambda piccolo uguale lambda 1 minore uguale lambda 2 minore uguale lambda n minore uguale lambda grande uguale lambda grande gli autovalori. Perché? Perché noi sappiamo già, dal teorema spettrale, sappiamo che gli autovalori sono reali. Ricordate? Poi, gli autovalori sono esattamente n, cioè il polinomio caratteristico, cioè tutte le radici reali, è di grado n, e quindi ce n'ha esattamente n, a patto che siano contate con la loro molteplicità. Cioè può succedere che alcuni autovalori siano ripetuti più volte. No? Per esempio, che ne so, 1, 1, 3, 5, 9... Il più piccolo lo chiamiamo lambda piccolo, il più grande lo chiamiamo lambda grande. Poi cosa sappiamo? Sia V1 Vn una base
ortogonale di Rn tale che AVI sia uguale a lambda IVI per ogni I compreso tra 1 ed n. Cioè, questo è il teorema spettrale. Con una rotazione io mi posso, con una isometria, una rotazione o una rotazione più ribaltamento, posso girarmi la base canonica, diventa una nuova base, gli angoli si conservano, quindi la base è ortogonale, anzi ortonormale se vogliamo, portandomi ognuno dei vettori della base canonica in un altro vettore relativo a lambda i. Se vi ricordate il teorema, questo era esattamente quello che abbiamo dimostrato con il teorema spettrale. Esiste una base ortonormale di autovetture. Per il teorema ci basta che sia ortogonale. A questo punto che succede? Prendiamo un vettore V di Rn qualunque. Allora V come si scrive? Come somma di alfa i vi per i che va da 1 a n. Perché si scrive così? Perché questa è una base. Ogni vettore quando c'è una base si scrive come combinazione lineare e ovviamente la base in modo unico. Allora andiamo a fare AV scalare V. Questo chi è? È somma per j che va da 1 a n di aij. Scusate, facciamo così, non mi conviene scriverlo così, mi conviene scrivere A applicato alla somma di alfa i qi per i che fa da 1 a n, scalare la somma per i che fa da 1 a n di alfa i qi. Ok? Ho semplicemente sostituito al posto di V la sua espressione, però che succede? Moltiplicare per una matrice è un'applicazione lineare, quindi questa somma si può portare fuori. Quindi qua mi viene somma per i che va da 1 a n alfa i a per v con i scalare somma per i che va da 1 a n di alfa i vi. Okay? Ma chi è? Qua ci stanno cadendo zero. Chi è AVI? AVI è scritto qua, è uguale a lambda IVI. Quindi qua mi viene somma per i che va da 1 a n di alfa I lambda I VI scalare somma per i che va da 1 a n alfa i vi. Ma quando vado a fare questo prodotto scalare, cosa mi viene? Allora, per esempio, fissate una i, allora, le due i qua e là sono due somme indipendenti, quindi possono essere assunte anche diverse. Per esempio, se qua i uguale a 3, qua i può essere uguale a 3 ma può essere anche uguale a 2. Allora, per esempio, se qua ci metto i uguale a 3, allora queste somme si possono portare fuori. Perché? Perché il prodotto scalare è bilineare, lineare a sinistra e a destra. Però dovrei scrivere così, ecco qua cambiamo i, chiamiamolo j. Allora dovrei fare somma per i che va da 1 a n e la somma per j che va da 1 a n, poi i coefficienti li porto fuui lambda i, alfa j, e qua cosa mi rimane? Mi rimane qi scalare qj. Però attenzione, uso quest'ultima riga che c'è questo qua, mi manca una riga per finire la dimostrazione. Attenzione che vi scalare qj quando fa? Fa 0 in generale, se j è diverso da i.
perché la base com'è? 8 cubi. Però se G è uguale a I, no, fa V scala 2I che fa norma di 2I al quadrato, quindi qua rimane una sola sommatoria, quindi qua rimane la somma per I che va da 1 a N di lambda I alfa I quadro norma di V con I quadro. Ma questo qua, questo pezzo qua, scusate, tutta questa roba qui vi ricordo che è uguale ad A V. Quindi siamo arrivati fino a qui. A V eravamo partiti da questo, è uguale a questo. Ora tutti i lambda I, se andate a guardare, tutti i lambda I sono più grandi di lambda piccolo, viceversa sono più piccoli di lambda. Quindi qua io posso scrivere che tutto questo è minore o uguale se tutti questi lambda I è maggiore con lambda grande, dico lambda grande per la somma per I che va da 1 a N di alfa I quadro norma di V con I quadro, ma questo non è altro che lambda grande è la norma di V al quadrato, che se fate V scalare V, ripetendo lo stesso discorso di prima, viene esattamente questa espressione qua, viene somma sui J, alfa I, alfa J, V scala V J. Ora, per il diverso a J, i vettori sono ortogonali. Per il analogo motivo, il tutto viene maggiore o uguale lambda piccolo per la somma per la norma di V al quadrato. Facciamo questo passaggio: lambda piccolo per somma per I che va da 1 a N di alfa con I quadro norma di V con I quadro, che non è altro che lambda piccolo per la norma di V. Quindi ho finito il lemma. Esattamente quello che volevo dimostrare. L'ho detto ma non lo scrivo. Qual è la tesi? La scrivo qua. A, V, V è compreso tra lambda piccolo, norma V4 e lambda grande, norma V4. E questo vale per ogni V di Rn. Questa è la tesi. Quindi quando abbiamo una matrice simmetrica, la forma quadratica associata a questa matrice si comporta appunto in modo quadratico, cioè ha un andamento. Quando andiamo a fare A, V, V, questo è parente alla norma V al quadrato, non proprio, perché a seconda delle direzioni può crescere rispetto alla norma di V al quadrato in maniera diversa. Però in ogni caso è sempre compreso tra lambda piccolo norma V quadro e lambda grande norma V. Allora, corollario. Prendiamo una funzione di classe C2 su A, perché stavolta deve essere C2? Per poter scrivere la formula col secondo ordine. Cioè, quando dovete scrivere solo il primo ordine della formula deve essere C1, se dovete scrivere anche la matrice SA deve essere, la prendiamo C2. E prendiamo x con 0 appartenente ad A stazionario per M. Ok? Qual è la tesi? È che f di x meno f di x con 0 è compreso tra che cosa? Prima abbiamo visto che questa differenza è uguale a questo. F di x meno f di x con 0 è compreso tra un mezzo
lambda piccolo norma x meno con 0 quadro più o piccolo di norma x meno con 0 quadro. E un mezzo lambda grande norma x meno con 0 quadro più o piccolo di norma x meno con 0 quadro. Per piccolo. Dove? Chi sono lambda piccolo e lambda grande? Dove? Lambda piccolo e lambda grande sono il più piccolo e il più grande autovalore di H con 0. La dimostrazione è banale, basta applicare il lemma sostituendo qua. Questo qua è compreso tra lambda piccola e norma x meno con 0 qua. Questo l'ho ricopiato. E tra lambda grande e norma x meno con 0 qua. Ok? E questo è il corollario. Adesso andiamo a vedere i corollari seguenti. Un'altra cosa nel lemma precedente potete aggiungere cancello qua, aggiungo un pezzo di tesi che è banale. Inoltre AV1, scalar V1, chi è V1? È l'autovettore relativo all'autovalore del più piccolo. Questo è uguale a lambda piccolo norma V1 quadro, quindi AVM scalar VN è uguale a lambda grande norma VN quadro. Questo è banale, perché se come vettore prendo esattamente V1, V1, viene lambda 1 v1 scalare v1 viene lambda 1 norma v1 quadro, ma lambda 1 è lambda piccolo e è la stessa cosa di qua. Quindi non solo abbiamo queste due disuguaglianze, ma queste due disuguaglianze non le posso migliorare. Cioè se prendo esattamente le direzioni della dovettore relativo al dolore più piccolo, la dovettore relativa al dolore più grande, in quelle direzioni, nella prima direzione si comporta come lambda piccolo norma v quadro e nella seconda direzione si comporta come lambda grande norma v quadro. Allora, andiamo a vedere il corollario seguente. Corollario f x con 0 come sopra, cioè fc2 di a x con 0 stazionario per f, condizione sufficiente affinché x con 0 sia di un punto di minimo è che lambda piccolo sia positivo, cioè il più piccolo autore deve essere positivo, cioè tutti gli autori devono essere positivi. Perché? Ovviamente se invece di minimo volete massimo, cosa vorrete? Volete lambda grande negativo, cioè tutti a loro negativo. Questo perché? Perché andiamo a fare questa f di x meno f di x con 0 fratto la norma di x meno x con 0 al quadrato. Questo è compreso tra un mezzo lambda piccolo più o piccolo di 1 e un mezzo
lambda grande più un picco di 1. E quando vado a dividere per un x minus 0,4 poi viene un picco di 1. Un piccolo di 1 significa una quantità che quando x tende a x con 0, questa quantità tende a 0, come in una variabile, però perché la funzione è differenziabile, perciò ci vuole C2, cioè la funzione differenziabile, questa tende a 0. Allora, che cosa significa? Che esiste un intorno del punto, esiste un intorno, come lo voglio chiamare, W di x con 0 intorno, tale che questa quantità, tale che un mezzo lambda piccolo più o piccolo di 1, se lambda piccolo è maggiore di 0, indica che esiste un intorno, solo questo si mantiene maggiore di 0. Basta prendere un intorno dove questa quantità sia minore per esempio di un quarto lambda piccolo. Allora un mezzo lambda piccolo meno un quarto lambda piccolo con un quarto lambda piccolo, che è sicuramente così. Invece se lambda grande è minore di 0, esiste un altro intorno, intorno tale che un mezzo lambda grande più piccolo di 1 sia minore di 0. Allora vedete che se questo è maggiore di 0, questo è maggiore di 0, perché questo è più grande di questo. Ma se questo è maggiore di 0, anche dimoltiplicando per la norma x minus con 0,4 è ancora maggiore di 0. Quindi da cosa se ne ricava che f di x è maggiore di f di x con 0 in tutto l'intorno. Se viceversa è questo che è minore di 0, è minore di 0 anche questo, e in quel caso f di x è minore o uguale di f di x con 0, che cosa vuol dire? In quel caso che x con 0 è un punto di massimo. Quindi se è un punto di minimo, diciamo, se tutti gli autovalori sono positivi è un punto di minimo, se tutti gli autovalori sono negativi è un punto di massimo. Non lo sto a scrivere, ma se gli autovalori hanno segno misto, che succede? Che non è né massimo né minimo. Perché? Perché questa quantità è uguale a questa espressione di sinistra lungo la direzione V1 ed è uguale all'espressione di destra lungo la direzione V2. Allora che succede? Che in un intorno, in una direzione l'incremento sarà positivo e in un'altra direzione l'incremento sarà negativo. Lo vedete qua, in questa direzione si comporta come lambda piccola norma V1 uguale, in quest'altra direzione come lambda grande la norma di, diciamo, del vettore nell'altra direzione uguale. Chiaro? Quindi che significa quando una funzione, per esempio due variabili, una variabile fa così e nell'altra variabile fa così? Ci abbiamo il punto 6. Quindi lì per esempio in due variabili è proprio un punto 6. Si chiama punto 6 anche diciamo nel caso generale, cioè quando gli autovalori hanno segno misto si chiama punto 6. Qual è l'unico caso che rimane appeso? Allora, se i valori sono tutti positivi, allora, il punto è stazionario, cioè il gradiente fa 0. Se i valori sono tutti positivi, è un minimo. Se i valori sono tutti negativi, è un massimo. Se i valori hanno segno misto, non è né massimo né minimo. Perché? Il piano tangente al grafico della funzione è orizzontale, quindi la funzione incrementi del primo ordine non ce n'ha, ma nel secondo ordine in un senso fa così e in un'altra direzione fa così, quindi ha quello che si chiama un punto 6. Per definizione un punto 6 è quando gli autovalori hanno segno misto, ok? Basta uno positivo e uno negativo, poi gli altri basta che il più grande sia positivo e il più piccolo sia negativo, poi tutti gli altri possono lavorare. Anche se ce ne stanno, se stiamo in R17, ci stanno 17 autovalori, 15 sono uguali a 0, uno positivo, uno negativo, sempre un punto 0. Ok? Qual è l'unico caso che rimane appeso? Quando gli autovalori, per esempio, sono maggiori o uguali a 0. Non solo quando sono tutti uguali a 0,
se sono tutti uguali a 0 è chiaro, dobbiamo andare al terzo punto, quarto punto, dipende, se poi quelli, le derivate di ordine 3 fanno 0, non fanno 0, eccetera. Però mettiamo che voi avete per una funzione di 3 variabili, quindi avete una matrice lessiana 3 per 3, gli autocolori sono 3, gli autocolori sono 3, 1 e 0, e il punto è stazionario. Ma il punto che può essere? Dove l'autocolore vale 3, quello fa così. Dove l'autocolore vale 1, quello fa così. Dove l'autocolore vale 0, quello fa boh. Incremento a secondo ordine non c'è, però potrebbe esserci un incremento più leggero a quarto ordine, e potrebbe andare di su o di giù o del terzo ordine. Che significa? Se i valori sono tutti maggiori o uguali a 0, o è minimo o non è niente. Massimo non può essere, no? Perché se l'incremento, se un autocolore vale 3 in una direzione, io mi sposto rispetto a questo punto, in quella direzione la funzione aumenta sia di qua che di là. Quindi questo può essere coerente solo con un eventuale minimo, no? Massimo non può essere, perché se no la funzione scendeva spostandomi. Però non lo so per certo. Perché? Perché ci rimane una direzione in cui l'incremento al secondo ordine fa 0, almeno 1. E quindi in quella direzione dovrei andare a vedere gli incrementi di ordine superiore. Se per esempio uno di ordine 3 è diverso da 0, allora quello farà, l'avvicino farà così e quindi non è né massimo né minimo. Se uno di ordine, se invece bisogna in quella direzione andare all'ordine 4 e fa lo stesso così, allora è veramente un minimo. Se invece fa nell'altro modo, allora comunque non è né massimo né minimo, perché una direzione sale e nell'altra direzione scende. Quindi gli unici casi che rimangono appesi sono quando gli autovalori hanno un segno, però ce l'hanno qualcuno uguale a 0. Cioè, per esempio, se sono tutti positivi e qualche autovalore è nullo, può essere solo un minimo, ma non è detto che lo sia. Se tutti sono negativi ma qualcuno è nullo, può essere solo un massimo, ma non è detto che lo sia. Comunque sono situazioni chiaramente più difficili da analizzare, perché bisogna ricorrere a ragionamenti di loro più dettagliati o a derivate di ordine superiore, che sono tanti, chiaro? Quindi normalmente non sono cose che vi vengono richieste se non sono particolarmente facili. Bene, quindi questa è un po' la situazione. Che ore sono? 20? E mezzo. Vabbè, allora tempo per esercizio non ce n'abbiamo. Allora cominciate a fare qualche esercizio con le coni, cioè che funzioni dovete prendere? Ve le do io un paio per... Per esempio, f di x uguale 3x quadro più xy più 2y quadro meno 5x meno 4x più 2y più 2y più 3. Sono inventata questa qua. Se voi, allora, quando voi andate a fare f di x uguale c, c la portate da questa parte, cosa cambia di questa? Cosa trovate? L'equazione di una conica. Di cosa cambia di questa conica? Solo il termine nuovo, perché viene 3 meno c. No, a seconda di c viene una costante diversa. Quindi sono tutte coniche dello stesso tipo. Se andate a fare, in questo caso vedrete che sono tutte ellissi. Allora, questa qua, siccome vogliamo di secondo grado, che vuol dire se le coniche sono tutte ellissi? Vuol dire che questo è una specie di parabolide. Quando io, e dove sarà il minimo e il massimo? In questo caso c'è un minimo. Quando queste ellissi si stringono al centro. Quindi quando andate a fare il punto stazionario, quindi se voi andate a fare, chi è il punto stazionario? Dovete fare 6x più y meno 4 uguale a 0, e poi dovete fare
4x più 4y più 2 uguale a 0. Cioè dovete, se andate a fare questo è esattamente il sistema che vi veniva dalla traslazione della Coin, che c'è tra la Coin. Questo è il centro della Coin. Andate a ricavare Mn, l'abbiamo fatto in geometria, no? Ricordate, x uguale u più m, y uguale v più m. Fate, andate a fare il sistema che viene questo qua. Scusate, mettiamoci meno 2x, soltanto sempre nel listo. Ok? Allora, se ci metto meno 2xy, qua è meno 2x meno 4, 6x meno 2y meno 4. Se ci metto qua viene meno 2x più 4y più 2. Così ci ho messo tutti i termini pari, quando andate a fare la conica non dovete dividere per 2, che chissà dovreste fa male al pancino. Chiaro? Adesso questo è il punto stazionario, perché cosa ho fatto? Ho uguagliato a 0 la prima derivata, la seconda derivata, quindi ho uguagliato a 0 che ho detto. Questo è il sistema che mi dà il punto stazionario. Prima cosa è trovare il punto stazionario. Se adesso andate a fare Mn, trovate che il sistema che ci dà Mn è esattamente lo stesso. Invece di Mn ci avete x e y nel sistema. Quindi quando andate a trovare le coordinate x e y non sono le coordinate del punto stazionario. Le coordinate Mn sono le coordinate del centro della conica, è uguale. Provate, provate per credere. Chiaro? Ok. E cominciate a vedere come sono fatte le curve di livello, come ha fatto il punto stazionario, come ha fatto l'essiano nel punto stazionario. Quando andate a fare l'essiano nel punto stazionario andrete a vedere che l'essiano è una matrice. Qual è? È la matrice quella che stava in alto a sinistra, ma la matrice è la matrice dell'ellisse, i valori sono positivi e quindi il punto è un punto di massimo e di minimo, in questo caso è un punto di minimo. Ok? Perché questi segni sono positivi, se cambia tutto il segno veniva un punto di massimo. Ok? Prendiamone una che sia una corrispondente a un'iperbole. Allora, non lei, sono le curve di livello che corrispondono a un'iperbole. Prendiamo altro esercizio, f di xy uguale x quadro meno 6xy più y quadro più 4y meno 2 più 4y meno 2y più 1 più 1. Ok? Adesso qua il punto stazionario chi è? Dovete fare 2x meno 6y più 4 uguale a 0, e io rispetto a y viene meno 6x più 2y meno 2 uguale a 0. Vabbè, qua c'è, cioè, chiaramente potete mettere in evidenza uno semplificare per 2 l'equazione. Questo qua è il centro della conica, un'altra volta. Però stavolta che cos'è? Il centro dell'iperbole, cioè l'incrocio degli asintoti e degli assi. Ci passano tutti e due, sia gli asintoti che gli assi. Questo punto. E infatti, perché? Perché in questo caso le curve di livello saranno ellisse, 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 qua sta il punto di minimo. In quest'altro caso le curve di livello, qua saranno gli asintoti. Come sono fatte? Quando l'ellisse, quando l'iperbole degenera, diventa, le curve di livello diventano analisi. Perché? Perché è un punto 0. Ricordate quando ho fatto le curve di livello vicino al punto 0? Questo sarà un paraboloide. Perché paraboloide? Uno dice, ma qua che c'è zeta l'ellisse con il paraboloide? Paraboloide perché le variabili adesso sono 3, quindi queste cose fosse z uguale, allora z uguale all'equazione che mi dà un'ellisse e vuol dire un paraboloide, no? Invece qua z uguale a questo vuol dire un iperboloide. Ok? Un iperboloide è una serie.
Se lo fate vi potete aiutare pure col computer, vedere come è fatto il grafico un po'. Questo lo fate per esercizio. Cominciate a farlo, questi sono casi elementari, perché? Perché queste funzioni, due funzioni qua, non ce l'hanno i termini di ordine superiore, c'hanno solo i termini fino al primo ordine, al secondo ordine. Quando andate a fare la lavandicessiana viene costante. Le derivate terze vengono zero, che vuol dire che tutti i resti di ordine superiore sono zero. Quindi questa funzione si può, ecco, provate a scrivere queste due funzioni con la formula di Taylor fino al secondo ordine. Sviluppare, l'esercizio è non solo studiare queste funzioni per quanto riguarda i massimi e i min, queste sono definite su tutte le due, ma anche svilupparle in formula di Taylor. Allora, voi sviluppate in formula di Taylor, scrivete il primo ordine, scrivete il secondo ordine, andate a fare la somma e vi viene la funzione di partenza. Termini di ordine 3 non ce ne sta, quindi il resto viene 0. E come questo è un polinomio, sono polinomi di grado 2 in x. Vi ricordate quando facevamo lo sviluppo dei polinomi di Taylor in una variabile di grado n, arriviamo all'ordine n e poi il termine, il resto era, doveva essere un polinomio di grado n più 1 e quindi era 0. La stessa cosa qua, sono di grado 2. Quando andate a fare lo sviluppo, cioè del diciamo la costante, il termine di ordine 0, il termine di ordine 1, il termine di ordine 2, fate la somma, vediamo la funzione di partenza. Quindi scrivere la formula di Taylor ci aiuterebbe pure a fare esercizi sulle conche, perché già si capisce come è fatta meglio la funzione. Oppure, per esempio, trovare il punto stazionario mi dà direttamente il centro della cornice qua e qua. E prima non ce l'avevamo la nozione di punto stazionario, quindi non potevamo farlo. Però, se fate il collegamento, io adesso ho due modi per fare la stessa cosa, che mi può servire, per esempio, come controllo, oppure per capire meglio.